Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV e allora una giornata in rosso per le principali borse europee a chiusura di una settimana dove i timori dei mercati si sono fatti sentire ancora di più dopo il dato sull'inflazione americana. Oggi è la giornata di scadenze tecniche con le tre streghe o quattro. E abbiamo appunto un'Europa in rosso con Fitch, l'agenzia di rating, che ci dice che la recessione sarebbe vicina e poi i mercati hanno paura, timore, non so, la parola paura a me non piace, però insomma sicuramente il timore sì, che la Fed possa essere ancora più aggressiva la settimana prossima. Insomma, in tutto questo, in questa situazione un po' al cardiopalma dell'economia e della finanza, cerchiamo di così estrapolare qualche pillola di saggezza da Eugenio Sartorelli, che saluto e che ringrazio per essere con noi, che di solito è sempre saggio, Eugenio, non è che voglio dire che di solito non lo sei, ma oggi lo sei ancora di più perché dove ti trovi? Sì, il posto dove sono, vedete il contorno, è un angolino della città di Modena, ma qui dietro c'è la piazza grande, la piazza principale dove c'è il bellissimo Duomo di Modena, perché c'è il Festival della Filosofia di Carpi, Modena e Sassuolo, che tra l'altro tutte e tre, non c'è, Carpi e Sassuolo sono bellissime anche loro, e dal 2020 c'è questo festival meraviglioso, che è il più importante al mondo. Ce l'abbiamo qua in Italia, molti non lo sanno, è il più importante al Ecco. mondo, e a me serve non tanto per la saggezza. Sicuramente per la saggezza, ma mi serve per il ben argomentare. Infatti, credo di essere abbastanza coerente nell'argomentazione. La mia argomentazione è sempre a passi lineari e ben collegati fra di loro. E devo ringraziare tutti gli straordinari relatori che ascolto qua da più di 20 anni, che mi aiutano, mi guidano proprio di come è corretto argomentare, qual è il modo del ben Guarda, argomentare. con me sfondi una porta aperta perché io sono, diciamo, contenta di questo, anche se sembra un po' un ossimoro, lo dico sempre, ma velocemente perché poi non voglio rubare tempo ai mercati e a te soprattutto. Io ho studiato letteratura, insomma, ho una formazione umanistica, ma la mia formazione e il modo di spiegare le cose proprio da quel punto di vista mi ha aiutato molto, no? Grazie. Nell'economia, nella finanza e nella comunicazione. Quindi mi fa piacere sentirlo anche da te ed è un valore aggiunto. Quindi ottimo, ci hai anche Certamente. segnalato un evento come questo che effettivamente è poco conosciuto rispetto ad altri, perché sappiamo che poi anche la filosofia magari viene un po' messa ai margini della cultura in generale, si preferisce seguire altri tipi di eventi, però vorrà dire che dal prossimo anno lo seguiremo tutti di più. Anzi, fammi sapere quando ci sarà la prossima edizione, così magari farò un salto anch'io, che serve sempre. Detto questo, insomma, unendo tutte le conoscenze possibili, che mercati abbiamo, Eugenio? Partiamo da qui. Ma adesso tolgo la telecamera e faccio Ah, vedere, ok, certo. tolgo così faccio, ho più banda così per i grafici che mi sembrano più D'accordo, importanti. d'accordo. Sì, Intanto andiamo. voglio farvi vedere il mercato che è miracolato, perché non c'è altro da dire. Cioè, qual è il mercato che sta scendendo meno? L'Italia. Sì, sto L'Italia. guardando anch'io adesso, esattamente, assolutamente sì. Cioè, ma non solo sta scendendo meno, quindi sta addirittura leggermente rimbalzando mentre gli altri scendono. Non solo questo. Ma addirittura, adesso se riesco vi faccio vedere pure lo spread, addirittura lo spread, eccolo qua, spread BTP Bund, eccolo qui adesso, lasciate perdere il grafico che non è bello, è un po' frastagliato, però per il mio fornitore di dati che mi dà dei dati troppo frastagliati, però adesso arriva, anche lo spread non sta aumentando, cioè qui sembra che evidentemente pensano che con le elezioni non ci saranno problemi. Chi governerà l'Italia, in un certo senso, forse non farà più debito, forse la governerà bene, ma io devo dedurre questo, perché guardate il grafico dell'Eurostoxx, guardate i grafici relativi. Dobbiamo guardare il minimo dell'8, guardate qui, 8 marzo. 8 marzo per l'Italia, Sì. scusate, marzo, perdonatemi, No, vabbè, infatti stavo settembre, dicendo la stessa settembre, cosa, vabbè, 8 settembre. settembre, 8 settembre per la Germania, 7 in realtà per il mini S&P e il Nasdaq. Qui siamo già scesi sotto. Mini S&P ha già rotto quel minimo lì. E attenzione, dal punto di vista tecnico, dell'analisi tecnica ciclica, se si chiude oggi venerdì, lo vedremo, non ha ancora aperto Wall Street, questo è il mini S&P, se si chiude sotto questo livello, che ve lo dico che è circa 3.880, allora ci sono veramente
possibilità molto più ribassiste per tutto il mercato americano. Vedremo se la giocano molto su quel livello, poi chiaramente c'è la Fed e si capirà meglio. Il DAX non ha ancora fatto nuovi minimi, siamo lì, l'Eurostox sta arrivando, guardate quanto è distante il FIB, quanto è distante il FIB dai minimi dell'8, io sono veramente stupefatto, non ho altro... Ma non ti dai spiegazioni, cioè non possiamo... Non ho spiegazioni. L'unica che posso dare è quella che si prevede una maggioranza forte, quindi chiunque vincerà, sembra che vincerà il centrodestra, ma sarà una maggioranza forte. Maggioranza forte vuol dire governabilità. Ma infatti, Eugenio, allora... L'unica spiegazione che mi do è questa. Okay. Ovviamente poi bisogna distinguere tutti i diversi piani. Chiaro che in questo momento, durante la campagna elettorale e rapportandoci all'Europa, c'è chi dice no, attenzione, perché poi un governo di centrodestra potrebbe non piacere all'Europa e questo potrebbe destabilizzare i mercati. In realtà, anche in altre occasioni, io ho detto, in realtà non mi sembra che sia proprio così, o meglio... I mercati non vogliono l'instabilità, appunto, quindi indipendentemente da chi andrà, se, e questo è quello che stavi dicendo anche tu, quindi mi riaggancio subito, se ci sarà un risultato chiaro che uscirà dalle urne della settimana prossima, evidentemente, ma no, evidentemente no, potremmo assistere, e qui lo metto come punto interrogativo, a un mercato che potrebbe rispondere bene e che quindi potrebbe, insomma, in qualche modo dare dei segnali positivi? Ma un vecchio detto di borsa è sell on news. Ah. Cioè quando esce la notizia, è più cioè, quindi quando è confermato quello, sì, che sta anticipando il mercato, boh, poi niente, tutto si parifica. Quando c'è certezza, insomma, più certezza, cioè quantomeno. Sì, cioè quando veramente ci sarà questa certezza che i grafici stanno dicendo, ci sarà una maggioranza forte, a quel punto il mercato italiano, ma per quale motivo, visto che la borsa comunque un po' dovrebbe riflettere l'economia, deve andare meglio dell'Eurostox del DAX, si parificherà quello a quel punto. Okay. E tra l'altro ci sono molte voci che dicono, ah, ma sono forti i bancari. Aspetta un attimo, guardate che i bancari contano per il 20-22% dell'indice FTSE MIB. Quindi anche i bancari, che effettivamente stanno andando meglio, è un quinto del FTSE MIB. Considerate che Eni più Enel fanno, vado a memoria, anche loro circa il 20%. Eni ed Enel, che con i bancari non hanno niente a che fare. Quindi basta poco per poi riportare il nostro indice all'ordine, dove ordine intendo alla regolarità di un movimento rispetto agli altri. Perché qui l'irregolarità non è che sia come gli altri, che già sarebbe un'irregolarità, è che è meglio degli altri. È veramente incredibile. Io ripeto, secondo me dopo le elezioni andrà con gli altri. Tra l'altro, e qui c'è l'altro tema è quello dell'inflazione, che ci sono i dati confermati dell'Europa, no? Oggi usciva il CPI, vediamo il grafico, scusate, qui c'è paura, perdonatemi, Stati Uniti, no? Oddio, gli Stati Uniti, l'inflazione è 0,2 peggio, sì, però sta scendendo, quindi la Fed sicuramente continuerà a aumentare i tassi, però vede che qualcosina sta mutando, sta cambiando, questo non è la core. Non è la cura, questo è proprio i prezzi complessivi, e però questo li deve vedere almeno al 6, al 5. Ecco, quando li vede così, magari rallenta l'aumento dei tassi. E io qui, altra cosa, no? Quello che facevo vedere prima, cioè gli Stati Uniti stanno messo, guardiamo gli Stati Uniti qua in alto a sinistra, che sta facendo nuovi minimi rispetto a quelli del 7 settembre, e l'Europa no. Quindi la forza relativa sembra migliore nell'Europa. Ma se io vado a vedere il CPI, a me viene in mente un'altra cosa. Il CPI mi dice che l'inflazione in Europa sta ancora aumentando. Ecco, guarda, ti abbiamo fatto spuntare proprio il titolo sotto, Europa è recessione vicina, così pare, almeno così ci dice Fitch, così ci dice Confcommercio. Sì. Ecco, stiamo vedendo anche il grafico che ci mostravi tu, mi sembrava fatto ad hoc, prego, cosa rispondi? Ma questo grafico, allora ricordiamoci, l'inflazione elevata poi porta al rallentamento. Se però non interviene la BCE, e finora ha fatto il solletti con l'inflazione la BCE, ed è il suo principale mandato, allora la BCE deve essere un po' più incisiva, perché la prossima settimana la Fed farà probabilmente altri tre quarti con questo grafico qua. Ecco, cosa deve fare la prossima volta la BCE, che sarà credo a metà ottobre, sarà più uno. Qual è il nesso con tutto questo? Il nesso lo vediamo guardando il nesso, al di là della questione economica, che i mercati sì seguono l'economia, ma in maniera riflessa. Sempre più con una serie di riflessi da quando intervengono più massicciamente le banche centrali. Quello che volevo far vedere è
anzi, questo era il T-note, in realtà io volevo far vedere il rendimento. La questione, cioè il rendimento del T-note è al 3,5%, ma la cosa interessante è che in America i bond a 3 mesi, sei mesi, un anno, rendono anche di più, il 3,6. Allora qualche gestore incomincia a dire, ma sai cos'è, io perché mi devo andare a prendere un grosso rischio in borsa quando ho una scadenza a 12 mesi, a 6 mesi che mi dà il 3,6 o il 3,7, che aumenterà ancora con i rialzi della Fed, andranno al 3,8, al 4, al 4,5. Ecco, se la BCE seguirà, e deve secondo me farlo con i rialzi perché c'è un'inflazione fuori controllo, se la BCE seguirà aumenteranno i rendimenti dei bond e uscirà denaro dal mercato azionario, ma in maniera proprio per una gestione del rischio, non per questioni economiche, per una questione di gestione del rischio, perché oltre a certi livelli di rendimento li vai a confrontare col price earnings o coi dividend yield, li vai a confrontare e dici, ma chi me lo fa fare di mettere così tanto in borsa? Lascio in borsa una parte un po' più piccola e vado sui bond. Certo. Questo è lo spostamento, più che la questione della crisi economica, che per il momento non c'è assolutamente negli Stati Uniti. Si vede un rallentamento in Europa, ma solo un rallentamento per il momento. Recessione tu non la vedi quindi ancora? Per il momento non c'è un dato. Allora, il dato finale, il più importante che guardano tutti gli economisti per dire c'è recessione, è la disoccupazione. Quando vedi quella che aumenta, allora ok, allora siamo in recessione. Deve aumentare, okay. Certo. Ma i dati anticipatori non è che sono i dati anticipatori che possono essere l'inflazione che sale, il PIL che non cresce, il... Sì, diciamo, ci vogliono, questi sono dati anticipatori, bisogna avere dei risvolti pratici. Ok. Esatto, okay. Non basta. La disoccupazione è il dato più importante, perché lì veramente c'è sofferenza. Beh, però per esempio potrebbe essere questo un dato pratico, però ancora allora Confcommercio parla di una chiusura veramente importante, adesso non ho sotto mano il numero, però insomma di imprese, piccole e medie imprese, che anzi no, ce l'ho il numero, guarda, se hai pazienza un attimo lo vado a recuperare. Ecco, stima l'ufficio studi di Confcommercio, entro la prima metà del 2023 potrebbero chiudere 120.000 imprese con un rischio di crescita zero per il nuovo anno, ovviamente considerando che molte piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del paese Italia, hanno già chiuso con il Covid e con ovviamente la situazione della guerra, col rialzo delle materie prime e l'impossibilità di produrre. Questo potrebbe essere un dato pratico, quello di cui parlavi tu, che dà l'idea. Infatti Confcommercio per esempio ipotizza una recessione proprio per questo motivo, o non basta neanche questo? Non basta, perché ci saranno, come sta facendo la Germania, ci saranno sussidi del governo che già ci sono. Andate alla pompa della benzina, quanto paghiamo in meno perché il governo sta togliendo le accise? E quindi farà altrettanto per le aziende. Si sta solo aspettando che ci sia un nuovo governo per farlo, perché ci dovrà essere uno scostamento di bilancio probabilmente per far questo. Certo. E qualsiasi governo, Draghi giustamente ha ragione, non può fare uno scostamento lui che sta finendo la sua, certo. Ma il prossimo governo lo farà, quindi Confcommercio cosa sta facendo? Sta facendo un po' di terrorismo, perché non c'è modo di chiamarlo in altro modo, per portare poi aiuti alle sue imprese. Ma guardate che quelli del governo non sono, capisco che quelli del Confcommercio devono tirare per la giacca, ma da un'istituzione di questo tipo mi aspetterei delle parole un pochettino più moderate. Mi sembra veramente un po' di terrorismo. Okay. Non chiuderanno, ne chiuderanno alcune, ma non tutte queste, perché il governo sa benissimo quello che deve fare. No, anche perché 120.000 imprese sono tantissime, insomma, oltre a quelle... Dovrei vedere, è dinamico l'equilibrio, quanti ne chiudono e quanto ne riaprono. E quanti ne riaprono. Che sempre, non so se erano quelli di commercio, ma probabilmente erano sempre loro, dicevano, ah, ma le partite IVA ne sono chiuse 50.000. Si dimenticavano di dire che però ne avevano aperte di partite IVA 60.000, con la chiusura di 50.000. Allora dai dati, non dire solo i dati a metà. Va bene. Chiaro che ci sono società in difficoltà, ma il governo le sussidierà. L'importante anche qui non andare a sussidiare però aziende decotte, che sarebbero... No. È chiaro che anche lì il governo aiuterà, però poi sappiamo anche bene, sì, ci sarà lo scostamento di bilancio, anch'io credo che sia inevitabile, però ovviamente insomma, sai, no, non è che abbiamo così tante, cioè la coperta in Italia è un po' cortina, quindi bisognerà anche qui, però come hai detto, il tuo ragionamento è questo, bisognerà mettere proprio sulla bilancia tutti i dati a nostra disposizione, chiusure, aperture, aiuti, penalità, insomma tutto questo. Allora Eugenio, cripto, altro titolo, l'ho lasciato per ultimo perché so che
È un argomento a cui tieni particolarmente, peraltro l'abbiamo anticipato già in altre puntate precedenti. Crypto Ethereum lancia la sfida a Bitcoin e io ti chiedo se siamo entrati o stiamo entrando in una nuova era. Transizione sostenibile con il passaggio al proof of stake che pone le basi per degli sviluppi, insomma, che stavamo aspettando da tempo. A te. Prima di farvi vedere i grafici faccio prima due commenti. Allora, Sì. questo cambiamento dalla proof of work alla proof of stake ci vorranno mesi per vedere se funziona tutto bene e se porta i vantaggi che sono stati detti. Sicuramente dal punto di vista energetico ci saranno, sicuramente dal punto di vista dei bassi costi ci saranno. C'è un però, il però è, e Ah, hanno ragione. scusami Eugenio, abbiamo inflazione italiana confermata all'8,4% ai massimi dal 1985. Non potevo non interromperti, No, ma sì. vi do una brutta notizia, guardate che il prossimo dato sarà molto, non voglio fare terrorismo, ma è molto probabile che sarà ancora più alto il prossimo, perché in Europa non si ferma così velocemente l'inflazione per il problema che sappiamo. Però Ok. ricordiamoci, a proposito dell'inflazione, che gli Stati Uniti non è che pagano tutta quell'inflazione per la questione ucraina, quindi la storiella che tutta l'inflazione qua è figlia dell'Ucraina è vera a metà. No, 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 L'inflazione è io ho sempre sostenuto questa cosa, figurati, No, ma purtroppo assolutamente. Sì. ci sono Lo so, lo so, lo so. Ma tanti che tutto viene, ma scrivono. tutto viene ridotto lì, no? È il gas, la crisi energetica, l'inflazione, è colpa della guerra, insomma. Sì, poi la guerra cioè, ha potuto solo amplificare tutto, ma ovviamente. L'Australia l'inflazione è al 6,7, cosa gliene frega l'Australia? 6,7 l'Australia. E Ok. quindi, Comunque, in ritornando. Italia ancora record inflazione, vabbè, era abbastanza nella narrativa, cioè, lo sapevamo già. Prego, sì, torniamo Ricordo su. perché c'è la porta recessione all'inflazione, perché diminuiscono i consumi, questo è, Certo. basta. Se poi la BCE aumenta i tassi, diminuiscono ancora più velocemente, basta. Però è così, le cicli economici esistono, sono cose na naturali, vanno Ok. regolati. Detto questo, Ethereum, Sì. qual è il punto che tutti stanno aspettando? Perché Ethereum in questo momento è messo peggio del Bitcoin? Cioè negli ultimi giorni, col merge, è andato peggio del Bitcoin, a parte che il Bitcoin sta seguendo perfettamente l'S&P 500 come al solito, e se l'S&P 500 scenderà il Bitcoin continuerà a scendere e Ethereum sta scendendo un po' di più, ma il problema è che passando alla proof of stake, cioè dove non c'è una vera remunerazione, cioè la remunerazione è un po' più complicata per chi fa da controllore della rete Ethereum, perché prima con la proof of work io mi pigliavo degli Ethereum per fare il controllore e questo potrebbe diminuire la sicurezza. E questa è Certo. una cosa che non lo vedi in 2 giorni, lo vedi in 8 mesi. Ecco perché è lì che nicchia Ethereum e perché ci vorrà tempo. Altra questione tecnica è che, soprattutto spinti dai miners, vorrebbero mantenere un Ethereum legato, che si chiamerebbe credo ETHW, che sarebbe legato alla proof of work, cioè mantenere si fa una fork, cioè uno sdoppiamento, facendo un Ethereum anche solo che va avanti con la proof of work. E anche questo, se succederà, Rin non lo vorrebbe, ma non è che può decidere lui, perché non è il comandante di Ethereum, anche se viene da una nazione in cui ci sono molti, di solito comanda uno solo. Su Ethereum però non si può fare, Ok. e se anche questa cosa succederà, potrebbe indebolire un pochettino il nuovo Ethereum. Ecco perché ci vorrà tempo per digerire. Però, secondo me, credo che col tempo, visto che Ethereum funziona perché sono smart contract, e ormai Ethereum ha occupato quello spazio, quello di smart contract, anche se ci sono altri cripto che hanno degli smart contract più efficienti, però Ethereum si è piazzato prima, un po' come Ok. Windows di Microsoft. E quindi io credo che ci vorrà tempo, ma poi altro che i massimi di 5.000 vedremo, ma li vedremo molto più in alto, ci vorrà tempo. Ok. Allora, guarda, scusami se cambio un istante argomento, ma perché ci sono due messaggi interessanti. Prima abbiamo parlato dell'oro, Sì. lo sottopongo a te, peraltro l'avevo ancora già davanti agli occhi. Il grafico dell'oro che sta scendendo, siamo a 1659 dollari l'oncia, perde lo 0,30%. Carlo ci scrive: attenti al gold, potrebbe scendere nel tempo fino a 1500.
1300-1400. Sta facendo la stessa configurazione ciclica del 2011-2013. Un altro amico risponde: Ciro, ma se S&P scende come pare, l'oro dovrebbe salire come bene rifugio. Questa è un po' la contraddizione dell'oro di cui abbiamo parlato anche in tante altre occasioni. Lascio a te, insomma, una riflessione su questo, Eugenio. Sì, lo stai già facendo vedere tu, quindi sì. Non credo che non c'è bisogno che lo faccia vedere io. Ecco, per quanto riguarda l'oro, la situazione è abbastanza complessa. Dal punto di vista tecnico, sì, potrebbe puntare verso 1600, non credo oltre, questo me lo dicono gli opzionisti, io vado a vedere come sono posizionati sugli strike, quindi sì, potrebbe scendere. L'oro è una difesa dell'inflazione, con l'inflazione così alta, difatti sono stupito da questo fatto. C'è da dire che l'oro in certi frangenti segue non solo l'inflazione, ma il differenziale tra l'inflazione, che è sempre molto elevata, e i rendimenti dei bond americani. La questione è complessa e neanche del tutto convincente, quindi non ve la propongo, però è così se si va a vedere la correlazione, e in questo momento il delta tra inflazione e rendimento dei bond americani è sempre molto elevata, parliamo di quasi 5 punti percentuali, e questo sta un po' forzando l'oro. Questo dal punto di vista tecnico barra fondamentale, scusate se c'è un rumore. Non ti preoccupare. Uh-huh. E invece dal punto di vista più fondamentale, come bene rifugio in momenti di tensione, io finché c'è una guerra tra Russia e Ucraina e non sappiamo se si possa espandere, e fino a che c'è quella tensione latente tra Taiwan e Cina, io un po' di oro me lo terrò sempre, sempre. Sì, sempre, è sempre, sempre protettivo, insomma, certo. Finché ci saranno queste tensioni, e ci sono, perché guardate, immaginatevi se un missile ucraino, per sbaglio, va sul territorio russo e va a colpire, che ne so, una scuola. Potete mm-hmm. immaginare un missile americano utilizzato dagli ucraini. Potete immaginare le conseguenze. Ok. E sì, appunto, però appunto come dicevi anche tu, l'oro invece sembra un po' allontanato in questo momento, no? Nonostante sì. Invece sarebbe di buon senso mantenerne sempre un po' in portafoglio, assolutamente, finché appunto le tensioni continuano a persistere. Tu prima ti sei scusato permettimi una battuta, per i rumori di fondo, ma tanto voglio dire, appunto sui mercati ce ne sono a mai finire, quindi era quasi garantito. Allora, leggo ancora questo messaggio: Warren Buffett ha detto che oro non è più bene rifugio da molto tempo, quindi insomma l'ha detto Buffett. Del resto sono 2 anni che lateralizza e scende, sul mensile sta formando una possibile gamba ribassista. Warren Buffett dice che non è più un bene rifugio, lo vediamo, perché effettivamente non è più utilizzato come prima, lo abbiamo detto, però bisogna vedere poi i risvolti futuri, insomma, quali saranno. Sì, ecco, mi ero dimenticato un altro elemento intermarket importante, il sì. dollar index. Il dollar index rimane forte. Ah, cioè, infatti il dollaro che è diventato la valuta rifugio, certo. E quindi se io sono, visto che sono grandi consumatori d'oro, un indiano, uh-huh. se io ho la rupia che continua a svalutarsi rispetto al dollaro, ne compro un po' di meno di oro. E così tutti quelli che vorrebbero comprare oro e non sono aria dollaro, ne comprano un po' di meno, proprio perché temono che comunque sul fatto cambio poi avranno una perdita sul fattore cambio. Okay. E quindi anche questo sta, secondo me, dal punto di vista intermarket, sta affermando l'oro. Ovviamente chi fa puramente analisi tecnica guarda il grafico, ipotizza che nel grafico ci siano già tutte queste informazioni. Certo, certo. Ecco, certo. Non sto contraddicendo quello che fa l'analisi tecnica. No. Che facendo analisi più di macro e intermarket vai a vedere qualcosa che l'analisi tecnica ancora non vede, perché l'analisi tecnica mi dice adesso qual è il trend e ipotizza che il trend potrebbe proseguire, e il trend è assolutamente in discesa da marzo di quest'anno, e fino a prova contraria non scenderà, non si fermerà. Posso solo dire che gli opzionisti vedono da 1650 a 1600 un freno, perché si sono posizionati lì con le put. Io dico put vendute, ovviamente chi le vende c'è qualcuno che le compra, ma chi rischia di più chi le vende, ma si sono posizionati abbastanza fortemente. Okay. Quindi pensano che lì ci possa essere un argine. Questa è l'unica cosa che posso dire. Va bene, allora grazie Eugenio Sartorelli, grazie anche per questo scambio di opinione, di messaggi, insomma di ipotesi, perché è molto utile. E quindi grazie anche agli amici che ci hanno seguito. Eugenio, ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti lascio a Platone e a colleghi. La prossima su Kant. Prossima su Kant, wow, sì. Andiamo. Prima okay. È la giustizia. Allora direi che bisogna seguirlo. Va bene, grazie mille Eugenio Sartorelli, a presto sulle fonti TV. Ciao a voi.